Buonasera, benvenuti, bentornati a molti di voi a questo sesto appuntamento di Blue Peak on Life, la cultura non va in quarantena. Il tema di questa sera è Dal chi sei al cosa mi porti con Mauro Frisanco. Come sempre, poche note introduttive, io sono Stefano Setti di Blue Peak Consulting, vi do il benvenuto. Siete molto numerosi, noi vi ringraziamo davvero tanto. Siamo andati in un crescendo di interesse e di partecipazione, cosa che non ci aspettavamo, quindi grazie davvero per questa vostra partecipazione al nostro ormai consueto tè delle 5. E avremo circa 45 minuti di intervento di Mauro, che è davvero un esperto di competenze, un tema che a noi sta molto a cuore. E alla fine avremo in coda 10-15 minuti di sessione interattiva. Come sempre, vi invitiamo tantissimo a porre domande. Lo potete fare via chat in qualunque momento, magari non aspettate la fine. Noi le domande le accumuliamo, le elaboriamo e poi le possiamo presentare al nostro relatore in una sessione interattiva finale. Ringrazio Giulia che è in regia e anche gli altri colleghi che hanno partecipato all'organizzazione di questo appuntamento. Come sempre riceverete entro 2 o 3 giorni lavorativi una mail in cui ci sarà un link a un questionario di gradimento. Vi invitiamo a compilarlo perché per noi è molto prezioso per i nostri miglioramenti e anche il link alla registrazione di questo webinar che potrete così rivedere. E anche il link alle slide. Ringrazio tantissimo Mauro perché ce le lascerà a disposizione. Come vedrete, è materiale molto ricco. Ci conoscete, siamo Blue Peak, ci occupiamo di formazione, consulenza e coaching in una serie di ambiti di eccellenza organizzativa con il focus sullo sviluppo delle persone e dei team. Abbiamo come metafora la montagna blu, che è il simbolo di un'esperienza di distacco dalla quotidianità, dalla pianura in cui le nostre attività quotidiane brulicano, un momento di magari anche di fatica, perché costa alzarsi, costa ricavarsi questo tempo. Speriamo che sia un tempo blu, un tempo di visione lucida, ma anche emotiva. Il blu non è un colore freddo. E quindi ci auguriamo che questo percorso, questo ciclo di webinar, in particolare la sessione di oggi, rappresenti la visione di qualcosa che poi tutti assieme ci prendiamo la responsabilità di riportare a valle e in un qualche modo metabolizzare per le sfide che ci aspettano, sia nel quotidiano che nello straordinario. Ringraziamo i nostri partner della INEAN Partners, consulenze manageriali, Jump Facility, Gesta, ASFE che partecipa alla costruzione di questi percorsi e Blue Link che ci ospita come sempre sulla piattaforma GoToWebinar che stiamo utilizzando. Grazie davvero al loro contributo. Prima di passare la parola a Mauro, vi ricordo due appuntamenti. Venerdì di questa settimana abbiamo Stefania Contesini, coordinatrice di un laboratorio Filosofia e Impresa all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Lei è molto esperta di valori e di applicazione dei valori nel fare impresa. Se fossimo al Festival di Sanremo potremmo dire che questa è la settimana dei big, ma non voglio correre il rischio di fare gaffe con gli altri relatori, però ringraziamo davvero Mauro e Stefania per questo intervento. E la settimana prossima, martedì, la inauguriamo con Alberto Delaini, un caro amico di lunghissima esperienza, e ci aiuterà a riflettere su progetti per la ripartenza. Non mi resta che passare il testimone e la parola al nostro relatore di questa sera, che è davvero estremamente competente, sarà un piacere ascoltare da lui le sue riflessioni su un concetto basilare che ci sta veramente a cuore, che mettiamo al centro, che è proprio quello di competenza. Qualcuno di voi ricorderà che il nostro convegno annuale dell'ottobre 2019 è stato intitolato Ecologia della competenza perché riteniamo che la competenza debba assolutamente essere al centro, ma essere al centro con un approccio sistemico. Sistemico vuol dire che i diversi attori, dalle scuole alle imprese, ai direttori HR, alle realtà come la nostra,
ce ne sono di estremamente variegate che a diverso titolo si occupano di learning and development, come si dice, con di fronte probabilmente delle responsabilità di essere di nuovo innovativi, creativi, ovviamente attingendo a quello che è il patrimonio di tutto quello che abbiamo imparato e che abbiamo alle spalle. Questo approccio sistemico noi lo riteniamo assolutamente necessario. Grazie quindi a Mauro, a cui io passo la parola e gli chiedo poi di completare lui stesso la sua presentazione, perché le sue esperienze sono davvero estremamente interessanti. Quindi Mauro, ti passo il testimone. Grazie mille a te. Ok. Bene, buonasera a tutti e grazie a Bluepeak per l'invito a partecipare a questa iniziativa che in questo momento ritengo molto importante, anche perché ci aggrega tutti su un tema e su un oggetto, quello della competenza, che mai come in queste ultime settimane lo abbiamo sentito tante volte attraverso i media e attraverso un ritorno quindi a mettere la testa sulla competenza, visto che per un bel po' di tempo nell'ultimo periodo si era quasi perso questo riferimento. E quindi ho accettato volentieri l'invito, data anche appunto la situazione nella quale ci troviamo, e qualche mia riflessione su questo tema che, come ho spiegato agli organizzatori quando ci siamo sentiti, non vuole essere troppo tecnico, ma in qualche modo affrontare il tema da vari punti di vista, più in chiave anche di riflessione critica, dà anche spunto all'esperienza che stiamo vivendo, proprio per fare una riflessione che inevitabilmente ci invita a guardare questo oggetto o questo processo, il di riconoscimento, di valorizzazione dell'esperienza e di quanto poi le esperienze ci possono portare. Il titolo dell'intervento, come avete visto, è Dal chi sei al cosa mi porti. È un titolo strano che abbiamo deciso, ma per me personalmente fa sintesi di quello che un artigiano di una piccola bottega mi ha, diciamo, rappresentato quando con lui ho parlato per la prima volta di certificazione delle competenze, cercando appunto di spiegare a questo artigiano, a questo maestro, che cosa fosse questa certificazione. E quindi lui era andato a bomba su un ragionamento e aveva notato due cose. Aveva notato che una persona, quando si presenta in bottega o quando lui cerca qualcuno, in genere manda un curriculum vitae. E in quel momento stavamo appunto riflettendo sul curriculum vitae, su un curriculum vitae ben fatto, o su quello che rappresenta, diciamo, un curriculum vitae, e poi abbiamo spostato il ragionamento su quello che è invece un certificato, e quindi un qualche cosa che attesta ciò che una persona sa fare fondamentalmente. E allora questo maestro, questo artigiano di questa bottega mi ha detto: allora io ho capito, ci sono sostanzialmente due cose, ci sono due cose. C'è un chi che mi viene rappresentato dal curriculum vitae, mi dice chi è questa persona, dà, diciamo, le sue informazioni dal punto di vista da grafico, ma mi spiega anche dove ha studiato, che cosa ha fatto, in quale esperienze ha vissuto, dove ha lavorato, dove ha svolto dei tirocini, degli stage di vario tipo, per quanto lunghi o corti possono essere stati, dove, quando, come. E però, dice, ho anche capito che invece questo certificato, che io qui vi ho, diciamo, rappresentato nel suo format fondamentalmente deciso a livello nazionale, ma non entriamo chiaramente sul format stesso, questo artigiano mi dice: ho capito che questo certificato mi porta invece il cosa, cioè quindi che cosa tu mi porti, cioè mi porti
degli elementi, mi porti delle competenze che qualcuno ti ha riconosciuto, perché qualcuno te le ha, diciamo, certificate. E il suo ragionamento è andato anche avanti dicendo, ecco, quindi se una persona si presenta con 3, 2, 7 certificati di competenze anche diverse, potrei combinare questi certificati, scegliendo il certificato numero 1, il numero 3 e il numero 6, perché questa cosa che lui, diciamo, porta ed è quindi certificata in termini di competenza riconosciuta e portata dalla persona, consente con questa combinazione di coprire il mio fabbisogno. E questo discorso che lui mi ha fatto mi ha proprio illuminato su come cercare di spiegare in maniera semplice il senso della certificazione e quello che è poi il valore aggiunto di questo certificato rispetto a tutto ciò che invece fotografa le persone nella maniera più tradizionale, quindi attraverso un curriculum vitae. E da qui e da questo momento di scambio che abbiamo fatto è partita appunto l'idea di comunicare su questo tema partendo da questa esperienza. E vedete, il certificato reca due riferimenti importanti, la competenza da una parte e il termine certificazione. Termine certificazione che deriva evidentemente da certus facere e quindi fondamentalmente da che cosa? Da certo di fare, quindi c'è un riconoscimento che questa persona, c'è cioè una dichiarazione, quindi è una dichiarazione che questa persona e si ha certezza che questa persona è capace di fare. E chiaramente in questo caso il riferimento a quello della competenza. Ecco che allora va fatto un passaggio su che cos'è poi la competenza. Adesso io non voglio ritornare nel grande dibattito su come, diciamo, definire le competenze. Sappiamo che per anni anche stancato sostanzialmente questo dibattito, molti punti di vista, molte definizioni, e poi comunque la competenza la conosciamo anche come un oggetto, io lo definisco prezzemolo, nel senso che poi questo termine è stato infilato dappertutto, in ogni provvedimento, in ogni innovazione, senza poi effettivamente comunque dar seguito a delle pratiche che effettivamente guardassero alla competenza nel suo vero senso e nel suo vero significato. Tipico è ciò che avviene nel sistema formale, laddove si parla di competenze, ma poi sappiamo benissimo che invece abbiamo una didattica che è fondamentalmente per insegnamenti con giudizi sostanzialmente che sono giudizi legati tipicamente alle esperienze di insegnamento e quindi non fondamentalmente a ciò che possiamo considerare competenza. Quindi la competenza come combinazione, e quindi diciamo che esiste una competenza, o meglio, si ritiene che esista, perché come sappiamo il possesso di una competenza si inferisce sostanzialmente. Quindi in realtà non si è mai certi effettivamente che questa competenza ci sia fino in fondo, però esiste quando c'è una combinazione perfetta di vari elementi. Poi la competenza è armonizzazione, è orchestrazione. A me è sempre piaciuta la definizione data dal professor Michele Pellarei, e cioè che è la capacità di orchestrare un po' tutte le componenti, un po' tutte le risorse che una persona ha e che ha dentro di sé. E quindi una capacità quindi di armonizzare, di creare un'armonia e quindi di combinare bene. Quali però componenti e quali sostanzialmente elementi? Allora, sappiamo che ogni competenza è codificata in termini di abilità e di conoscenze. Poi ci sono quelle dimensioni personali che sono altrettanto importanti, che solo recentemente trovano ad esempio una codifica all'interno dei descrittivi di competenza. Nella maggioranza dei casi sappiamo che quando viene definita una qualificazione professionale, quando viene definita una figura professionale, quando viene definito un profilo professionale, chiamiamo come
come vogliamo il riferimento, abbiamo sempre la competenza, le conoscenze e le abilità. In pochissimi casi abbiamo riferimento anche all'aspetto delle dimensioni personali, cioè di tutte quelle dimensioni che sono più interne, che sono sostanzialmente quelle, diciamo, meno visibili, che sono quelle più latenti, tant'è che sappiamo bene, e qui lo richiamo, che molte volte la competenza è stata proprio descritta come un iceberg, e questo è ad esempio una rappresentazione molto importante che ci interroga anche rispetto poi a quelli che sono i servizi, il percorso, il processo di accompagnamento della persona all'interno dei sistemi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. È evidente che noi di questa persona vediamo le abilità, le conoscenze che vengono, diciamo, manifestate, che vengono manifestate in situazione, ma in realtà se dobbiamo poi andare a vedere quelle che sono le componenti più latenti, in questo caso è necessaria una esplorazione molto più attenta, molto più accurata, perché sono quelle dimensioni che evidentemente nella rappresentazione dell'iceberg stanno sotto la linea di galleggiamento e, come ben sappiamo, sono quelle dimensioni che effettivamente fanno la differenza in termini di, tra virgolette, passatemi il termine, o il riferimento, la dimensione della competenza, dato appunto che nell'iceberg che noi vediamo navigando abbiamo un riferimento che non corrisponde esattamente alla sua reale dimensione. E sotto troviamo gli aspetti che vedete elencati: motivazione, ideazione, riflessività, fiducia, adattabilità, tolleranza, emotività, affettività, cioè tutte quelle diciamo dimensioni più interiori che fanno la differenza, possono fare la differenza fondamentale in una anche performance di competenza professionale. Cito sempre l'esempio che riguarda, le competenze degli operatori che operano a stretto contatto con le persone, ad esempio in ambito sociale, in ambito assistenziale, in ambito sanitario. Ora, se noi guardiamo ad esempio come sono strutturati molti, ad esempio, programmi di formazione, o come sono descritte molte qualificazioni professionali o figure professionali di mondi che non appartengono al nostro paese, ma che appartengono al centro Europa o al nord Europa, vediamo ad esempio che anche all'interno dei programmi di formazione il 70% delle attività è dedicato alla parte sommersa dell'iceberg per lo sviluppo della competenza, perché si insiste molto nel lavoro su queste dimensioni, che sono dimensioni che poi fanno, diciamo, la performance effettiva. Non è tanto solo un fatto tecnico in termini di abilità e in termini sostanzialmente di conoscenza, che evidentemente sono molto molto importanti, ma il fatto di esercitare a pieno una competenza professionale in determinate situazioni è evidente che richiede di dover pescare e valorizzare queste dimensioni che rimangono più interni. E proviamo a immaginare quanto gli operatori in questo periodo sanitari, per le note vicende, per le situazioni veramente gravi e terribili che hanno vissuto, pur essendo, diciamo, dei professionisti del settore, quanto hanno dovuto pescare, diciamo, da sotto la linea di galleggiamento, e quanto hanno dovuto utilizzare queste dimensioni proprio per rendersi professionali nel senso vero della parola, quindi nel stare vicino, ad esempio, a dei pazienti che evidentemente non avevano bisogno solo di grande abilità e di grande conoscenza, ma anche di tutta quella parte che in questo caso, vedete, sta sotto la linea di galleggiamento. Ecco perché queste dimensioni così latenti, che molte volte, io ho sempre chiamate, hanno un metabolismo ridotto, no? Hanno un metabolismo ridotto perché stanno lì e molte volte purtroppo poco sono stimolate. Quanto ad esempio i sistemi formali lavorano e stimolano queste dimensioni? Tantissimo, diciamo, nei primi anni di scuola, pochissimo andando avanti. Sono dimensioni che si perdono e sono dimensioni che eventualmente si recuperano, si accumulano anche inconsapevolmente attraverso delle esperienze che vengono fatte successivamente. Su questo, ad esempio, ne parliamo
ne parliamo poi. Ecco quindi che sono degli elementi, delle componenti che devono proprio essere attivate, che devono essere messe in moto, perché ci rendiamo conto e ci siamo resi conto effettivamente, soprattutto in questo momento, comunque nelle situazioni più difficili, come siano delle risorse strategiche. Ecco perché dobbiamo considerare la competenza come un qualche cosa che ha, diciamo, un supporto e un fondamento molto rilevante, che è appunto dato da queste componenti latenti. E questo implica, e dobbiamo riflettere su questo, modi di operare e performance da assicurare durante i processi di riconoscimento delle esperienze, nella traduzione di queste esperienze in elementi che possono poi, diciamo, giungere a riconoscimenti, a forme di riconoscimento anche, diciamo, più o meno hard, più o meno, diciamo, impegnative o, diciamo, di valore all'interno di un processo che va a individuare, a validare, a riconoscere e a certificare delle competenze. C'è da dire che questi elementi risultano fondamentalmente strategici, e lo sono molto di più perché, se vogliamo, per restare nella metafora della navigazione dell'iceberg in acqua, navigare nello spazio sociale significa acquisire tutta, diciamo, una serie di predisposizioni, avere una serie, diciamo, di dotazioni che ti consentono di operare in un contesto che ha avuto, diciamo, i cambiamenti che noi già conosciamo, quindi siamo passati da dimensioni dove un fare, un addestramento erano più che sufficienti, a un'attenzione alla parte, diciamo, cognitiva, al sapere, quindi poi anche al comportamento, poi alla capacità di adattarsi e poi all'agire in maniera integrata. Sappiamo benissimo tutto quello che ha portato il 4.0 da questo punto di vista, però personalmente penso che da quest'anno e da quello che, diciamo, è successo, a tutto questo si aggiungono due elementi, si aggiungono due elementi. Quello appunto del pensare e, diciamo, dell'agire in maniera interdipendente, cioè la consapevolezza sostanzialmente che ogni, diciamo, azione individuale e che comunque ogni azione può fondamentalmente toccare, come in qualche modo quando si lancia un sasso in uno stagno, in un laghetto e così via, sappiamo che lanciando il sasso per onde concentriche il movimento generato dal sasso va sostanzialmente a toccare tutte le rive di questo laghetto, di questo stagno, e la consapevolezza appunto di questa interdipendenza diventa, diciamo, molto 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 importante e diventa molto strategica. È chiaro che questo modo, diciamo, di agire, questo modo di riflettere richiede una forte sostanzialmente attenzione a quelli che sono proprio gli aspetti che abbiamo visto costituiscono la parte sommersa dell'iceberg e che fondamentalmente proprio per questo sottolineiamo prima che risultano sempre più strategici. Lo erano già, ma a fronte, diciamo, della situazione che stiamo in questo momento vivendo, che dovremo poi affrontare in prospettiva, questo sostanzialmente va, diciamo, a definire personalmente, dal mio punto di vista, uno spartiacque molto, diciamo, importante di quella che deve essere la dotazione per, diciamo, navigare nello spazio sociale che ci attende. Poi c'è un'altra rappresentazione della competenza professionale, quella nucleare. Questa è molto importante anche ai fini della,
del processo, diciamo, di IVC e quindi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. E, ho preso io ho adattato la rappresentazione della competenza professionale che ha riportato il professor Pellerey nel 2017 in una sua pubblicazione sulle soft skills, una delle poche, diciamo, in Italia che affronta il tema in maniera accademica da questo punto di vista, e c'è questa rappresentazione a cerchi concentrici, dove il nucleo, diciamo, centrale è costituito da quelle competenze hard, quelle competenze più specifiche, quelle cioè che sono legate a quel determinato mestiere, che sono determinate a quel lavoro. Poi abbiamo l'anello, diciamo, quello giallo, che è delle competenze hard generali. Le hard generali sono quelle competenze di carattere tecnologico, di carattere scientifico, legate alla comunicazione, e sono, diciamo, quelle competenze che consentono fondamentalmente di rapportarsi con tutto ciò che ci accade, perché sono, diciamo, quelle competenze che ti danno leve di comprensione e che, diciamo, evidentemente supportano in maniera sostanziale e significativa qualsiasi azione dobbiamo, appunto, compiere. Poi c'è la parte più esterna, che è quella delle dimensioni personali, che è quella, appunto, che veniva rappresentata prima come area, diciamo, sommersa dell'iceberg. Queste sono definite anche soft. Non entro su queste, sappiamo che le soft, le dimensioni personali, hanno a che fare con la gestione dell'ansia, la leadership, l'essere multitasking, avere un approccio ecologico alle cose, la multiculturalità nell'azione, nella pianificazione e nella valorizzazione delle cose, insomma, tantissime cose. Non entro, diciamo, su questo, però è vero che la collocazione di queste soft non a caso sta proprio all'esterno di questa rappresentazione nucleare, perché di fatto è quella categoria di competenze che noi cogliamo al primo momento, quando cioè incontriamo una persona, quando la incontriamo, la conosciamo per nella nostra vita, ma anche nel momento in cui invece si attiva un processo di valutazione, di verifica, di selezione, no? Della persona stessa. Osserviamo tantissimi questi aspetti e siamo magari meno interessati alla parte hard più specifica. Quindi questo ci dice che anche nel momento in cui attiviamo e una persona partecipa a un processo di individuazione, validazione, certificazione delle competenze, è evidente che questa parte non è una parte secondaria. Cioè, se noi dobbiamo poi avere a riferimento uno standard professionale rispetto al quale la persona si misura, evidentemente non è che dobbiamo andare solamente, dovremmo fare un lavoro esclusivamente sulle hard specifiche, ma dovremmo poi anche cercare di valorizzare al massimo tutta quella che è quella dimensione dell'area soft, quindi quella che è la dimensione personale e quella che è anche l'aspetto delle hard generali. È evidente anche che le soft e quindi le dimensioni personali sono quegli elementi che nascono fondamentalmente soprattutto da dove? Nascono dalla vita, che nascono anche dal contesto informale, mentre le altre sono quasi sempre generate in maniera significativa, se non, diciamo, totale, dai sistemi formali, quindi dall'istruzione, dalla formazione. E quindi vuole anche dire che se noi cerchiamo di dare quindi una visione olistica a 360 gradi veramente della competenza, vuol dire che abbiamo la necessità di avere un riconoscimento proprio della globalità della risorsa delle persone. Quindi non possiamo dire che alcune sono più importanti, altre sono meno importanti, e quindi creare fondamentalmente una priorità, perché potremmo anche scoprire che sono le dimensioni personali e quindi quella parte, tra l'altro, generata da esperienze di apprendimento involontario in un contesto informale, quelle più importanti e quelle che fanno effettivamente la differenza nella qualificazione di questa persona.
E quindi l'attenzione, diciamo, ai vari contesti di apprendimento è un'attenzione importante, sottolineando il fatto che quando noi parliamo di sistema, di processi di individuazione, validazione, certificazione della competenza, ci riferiamo alle competenze acquisite o potenzialmente, diciamo, acquisite nell'ambito non formale e nell'ambito informale. È vero che quando ci si riferisce alla competenza, in genere si va sempre a guardare, diciamo, l'ambito formale, perché la manualistica, per dire, e quanto poi si è scritto su questo oggetto riguarda molto, molto, molto l'ambito formale e, diciamo, molto poco ciò che è il non formale e l'informale. Certo è che questi due contesti sono due contesti importantissimi, perché evidentemente sono quei contesti che possono generare, come abbiamo visto, proprio perché consideriamo una competenza così strutturata, messa a sintesi per gli elementi che la compongono, due contesti molto, molto importanti. Nel riferimento al fatto che ogni esperienza del nostro percorso ha un valore, a me piace molte volte rappresentare il nostro percorso come un percorso che già, diciamo, negli ultimi anni, ma che in prospettiva ancora di più, non è più un percorso lineare. Cioè il nostro percorso non è rappresentato da quella spezzata, tratteggiata blu che vedete sullo schermo. Ci sono fondamentalmente tante potenziali esperienze e fondamentalmente la nostra vita lavorativa è una vita che è molto, che può essere molto frammentata, ma non perché si continua a cambiare settore o lavoro, inteso perché cambia organizzazione. Posso cambiare mansioni, posso cambiare tipo di lavoro, posso cambiare organizzazione, posso anche cambiare settore, perché sappiamo bene che la dotazione di competenze più, diciamo, a banda larga, più trasversali, consentono comunque maggiore mobilità professionale. Quindi abbiamo, diciamo, dei percorsi che sono percorsi frammentati. Ad esempio, ai ragazzi che incontro anche di età molto giovane, spiego che il loro percorso di vita lavorativa non sarà un percorso di precariato, come molte volte intendono, cioè fatto della somma di tanti mestieri, ma sarà un percorso frammentato, come quello che viene rappresentato appunto nell'unione dei tanti puntini che rappresentano tutte le esperienze che possono essere davanti a una persona che entra nel mercato del lavoro e ci rimane per qualche bell'anno. Se ragioniamo in questo modo, cioè che ogni esperienza ha un valore, vuol dire che ogni esperienza ha un valore aggiunto, cioè sono esperienze a valore incrementale. E quindi mi piace sempre usare la metafora della raccolta differenziata, perché tra un'esperienza e l'altra diventa fondamentale identificare, raccogliere, differenziare, riutilizzare tutto quello che quell'esperienza e quelle esperienze che ho avuto prima hanno prodotto. E quindi mano a mano che io procedo nel mio cammino secondo questo percorso, a prima vista frammentato, ma di fatto integrato da questa linea che collega le varie esperienze, ecco allora che la possibilità di dare valore massimo a tutto quello che io raccolgo durante questo percorso in termini proprio di differenziazione, ma anche di riutilizzo, è molto importante. E questi passaggi, diciamo, nel quale appunto si va a identificare, si va a rivalorizzare, a riutilizzare, a collocare nel contenitore giusto, chi fa questa cosa? Cioè, quando è che si fa questa operazione? Si fa proprio quando si entra in un percorso o comunque si tiene conto che esiste un sistema che ti aiuta a fare questo, e il sistema è proprio quello di individuazione, validazione e certificazione. E attraverso questa opportunità che è possibile stare dentro questo percorso e fare in modo che ogni esperienza riconosciuta possa diventare una competenza, perché evidentemente vado a identificare, riclassificare,
rivalorizzare e riutilizzare molti degli elementi che io ho acquisito. E quindi perché diventa importante ricorrere come persona e promuovere come istituzioni l'IVC e quindi l'individuazione, la validazione, la certificazione delle competenze? Ma perché ognuno di questi momenti ha sostanzialmente vari valori. È un valore formativo, è un valore formativo perché un percorso di IVC è un percorso che tra un'esperienza all'altra o contestualmente all'esperienza all'esperienza che stai vivendo, ti aiuta a riflettere sulla tua situazione, ti aiuta a identificare quelli che sono gli elementi che tu sei capace di portare, ti aiuta a valorizzare questi elementi, ti aiuta a portarli al loro massimo valore. E quindi a rafforzarti, cioè man mano che tu vai avanti in questo percorso ti rafforzi progressivamente. Poi però c'è anche un valore economico. Il valore economico lo vedono soprattutto le organizzazioni, le imprese, che evidentemente scoprono nel tempo che il riconoscimento di ciò che una persona porta può essere un elemento determinante in termini di competitività. In termini, ad esempio, partecipazione a delle gare di assegnazione di attività economiche. Lo vediamo sempre di più, forse meno ancora nel nostro paese, ma molto di più invece da altre parti, dove per diciamo, la chiusura delle offerte tecniche delle gare di appalto spesso viene chiesto non solo una certificazione dell'organizzazione in quanto tale, in termini di qualità o di altri tipi di certificazione, ma in realtà anche della certificazione del singolo lavoratore che si appresta a entrare in quel team che viene segnalato, ad esempio, per svolgere manutenzioni su impianti complessi di automazione. E quindi, da quel punto di vista dell'impresa, il valore economico diventa un ulteriore elemento che può promuovere e che può far decidere all'impresa di mandare o sollecitare o sensibilizzare il proprio lavoratore, il proprio collaboratore a partecipare a un processo di questo tipo. Poi c'è il valore di spendibilità, che è un valore di spendibilità legato alla mobilità, perché sappiamo benissimo che attraverso il VC si ha la possibilità di conseguire delle forme di riconoscimento che ti consentono di muoverti in territori di diversa dimensione, tra regioni, tra sostanzialmente stati diversi. E poi c'è il discorso del valore legale. Il valore legale che è legato al fatto che quando noi stiamo parlando di un certificato rilasciato dal Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, stiamo parlando di un documento che ha valore di atto pubblico, tant'è che banalmente recca il logo anche della Repubblica Italiana e che per norma è considerato un titolo valevole anche ai fini dei pubblici concorsi, per dire. Quindi cito questi valori perché nelle esperienze che ho avuto seguendo, accompagnando in azioni pilota lavoratori che si sono affidati a questo sistema, considerare il valore formale, la spendibilità, ma anche diciamo il valore legale è stato un elemento importante nella decisione che loro hanno preso di ricorrere a questo tipo di sistema. E dal punto di vista del sistema, in Italia a che punto siamo? Ma disponiamo di un quadro normativo molto articolato, abbiamo due decreti, del 2013 e quello diciamo del 2015, disponiamo di una piattaforma di standard di qualificazione, abbiamo un repertorio nazionale, abbiamo ogni regione ha un repertorio regionale, disponiamo di regole, di criteri, di standard minimi di sistema, di servizi in termini di livelli essenziali di prestazione, disponiamo di 20 sistemi regionali di IVC perché ogni regione ha il suo sistema e disponiamo anche di linee guida che hanno recentemente, cioè nel dicembre 2019, fissate quelli che sono gli indicatori, le soglie per l'accertamento, il controllo e la valutazione per assicurare la qualità ai servizi. Quindi diciamo che a livello di sistema paese ci si è mossi in ritardo rispetto a tanti altri paesi d'Europa, ma si è diciamo, recuperato molto terreno. Lo si è fatto anche in velocità,
Vero è, da questo punto di vista, che lo si è fatto anche perché l'Europa lo ha messo come, ha messo, diciamo, la presenza di questo sistema come elemento di condizionalità per poter utilizzare i fondi dell'attuale programmazione europea, e quindi, diciamo, non tanto per una apertura alle potenzialità, alle grandi opportunità di questo sistema che ha fatto muovere molte regioni, ma soprattutto per la preoccupazione di vedere non erogati o in alcuni casi anche, diciamo, stoppati o ritirati i finanziamenti provenienti appunto dall'Unione Europea. Comunque diciamo che da questo punto di vista il sistema, dal punto di vista del suo assetto, è fondamentalmente presente. Potremmo fare qualche riflessione sul fatto che i 20 sistemi regionali sono sistemi molto diversi, molto territoriali, molto caratterizzati, e nel rispetto dei livelli minimi, degli standard minimi nazionali fissati, poi ognuno ha le sue caratterizzazioni, che non sempre, ad esempio, facilitano quel principio, se vogliamo, universale, dove un cittadino italiano potrebbe rivolgersi in regioni diverse e poter acquisire certificazioni di sistemi diversi, accumulabili nel tempo e quindi capitalizzabili attraverso anche un percorso che non è solamente un percorso in fasi del processo di certificazione in un dato territorio, ma è anche di un percorso svolto in territorio e in sistemi diversi. Su questo c'è tantissima storia da fare. E abbiamo una piattaforma che prima non c'era, per chi non la conosce, si chiama Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni. Qui vengono, diciamo, codificate tutte le qualificazioni professionali che sono state depositate, sono circa 5.000, sono quelle regionali. Cito questo perché quando noi dobbiamo certificare, quindi rapportare l'esperienza di una persona a un qualche cosa, dobbiamo andare a pescare sempre uno standard professionale presente e declinato dentro ogni repertorio regionale. Ogni repertorio regionale confluisce in questo Atlante, che è la macchina, la piattaforma che fa funzionare il repertorio nazionale, che come vedete offre una fotografia molto articolata di tutti i settori economico-produttivi del sistema nazionale. Quindi 24 settori, 83 processi di lavoro, 6.607 attività. Quindi diciamo una piattaforma che parla il linguaggio del lavoro, che ancora appunto al mondo del lavoro le varie qualificazioni e le varie competenze che sono oggetto di riferimento per i processi di individuazione, validazione, certificazione delle competenze. Circa 5.000, come potete vedere nel riquadro a destra. Quindi il repertorio nazionale, per chi lo conosce, non ha sentito parlare, è fondamentalmente una matriosca di tutti, diciamo, i repertori regionali. Quindi tutti i repertori regionali sono compresi in quello nazionale. Attenzione, per poter, diciamo, ottenere una certificazione all'interno di ogni territorio è necessario che il riferimento di quella certificazione, cioè quelle competenze, quella figura, quel profilo professionale, siano stati codificati e inseriti ed approvati all'interno del repertorio della singola regione. Quindi ciò che non è presente nel repertorio della singola regione, quindi poi, diciamo, in una logica da matriosca nel repertorio nazionale, non può essere di riferimento e oggetto di certificazione. Le sfide che abbiamo dovuto affrontare sono state tante, teoriche, pratiche. Nelle pratiche abbiamo dovuto cercare gli ancoraggi in termini di standard, cioè standard rappresentativi, significativi, leggibili. Gli approcci sono stati quelli di trovare una logica pattizia con chi partecipa, cercare anche però di avere leggerezza, semplicità, democraticità stessa, quindi accessibilità, affidabilità e pertinenza, solidità, perché evidentemente questo impianto di questo sistema è un impianto, diciamo, complesso, ma che richiede un'attenzione veramente diciamo chirurgica rispetto agli aspetti che ho citato. La sfida culturale, che riprendo poi brevemente in chiusura, è ancora, diciamo, molto aperta. I passi della certificazione sono questi, non entro evidentemente nelle varie fasi, perché come vediamo c'è una fase di accesso, di identificazione, di valutazione, di attestazione. Ho messo quella spezzata rossa tra l'identificazione e la valutazione, perché ritengo personalmente che la fase di identificazione sia la fase core di questo processo, perché
è la fase nella quale viene fotografata la persona, nella quale appunto vengono portate le sue esperienze, nella quale appunto attraverso narrazioni o altre strumentazioni queste esperienze accompagnate da evidenze diventano il punto di riferimento per correlare poi l'esperienza della persona a che cosa? A ciò che l'Atlante ci rappresenta in termini di standard o a quelle che possono essere le competenze di riferimento delle qualificazioni. Ma è anche una fase nella quale il dialogo con l'esperto che si incontra e che la norma prevede per quanto riguarda l'identificazione si decide congiuntamente se procedere oppure no, perché è fondamentalmente un processo che non prevede degli automatismi. Cioè, non si può pensare che chi si mette, diciamo, nel processo di VC per forza di cose va a ottenere un certificato. Ci sono degli step, e questo è lo step di verifica delle condizioni oggettive di successo di questo processo, perché altrimenti, voglio dire, non è che può essere un processo da roulette russa e quindi vediamo poi se mi va bene. Cioè, questo diventa un elemento molto importante. La fase di identificazione, da questo punto di vista, ha anche una dimensione orientativa molto importante, perché può, ad esempio, dirottare la persona verso altri servizi o verso altre tipologie di intervento. Una fase che, vedete, ha come esito l'associazione di attività o, diciamo, di competenze potenzialmente associabili alle evidenze e che qui vengono messe in trasparenza. La valutazione è una valutazione canonica che avviene attraverso commissione nella maggioranza dei casi, e quindi siamo in una situazione di parte terza. Infatti il certificato viene rilasciato come documento di parte terza in esito a momenti di valutazione che possono essere articolati o con esami tecnici del solo dossier oppure anche con una valutazione di prova. E qui c'è tutta la discussione su che cosa significa valutare competenza, qualora appunto il riferimento nella maggioranza dei casi è costituito da utenti dei servizi che sono utenti adulti che possono portare tanta esperienza, poca esperienza, solo corsi di formazione oppure solo lavoro e non corsi di formazione. Quindi ci sono delle situazioni molto, molto diverse che implicano anche attenzioni, approcci, diciamo, alla valutazione molto diversi da quelli che tradizionalmente vengono ad esempio utilizzati all'interno dei processi scolastici. Il fatto che questo sistema ha o no un appeal, io sono andato a vedere proprio ieri, guardando su Google quante persone hanno digitato negli ultimi 5 anni o negli ultimi 12 mesi il termine di validazione e certificazione delle competenze, e come vedete sui 5 anni, ma poi si vede meglio nella parte degli ultimi 12 mesi, quel picco coincide fondamentalmente con la fase di chiusura dell'anno scolastico, e questo, diciamo, ci dice che c'è un interesse soprattutto da parte probabilmente di chi è operatore nel sistema scolastico di andare a vedere, perché sui 5 anni i picchi che noi vediamo sono sempre nella fase pre sostanzialmente certificazione di competenze, magari dell'obbligo di istruzione, quindi che tendenzialmente viene fatto nell'ultimo consiglio di classe del secondo quadrimestre, oppure diciamo in prossimità della preparazione della documentazione necessaria per l'esame di Stato. Quindi vedete, c'è un interesse che fondamentalmente si mantiene contenuto, si mantiene molto contenuto, se non per questioni contingenti. E di là ho riportato invece ciò che è la didattica a distanza, ma solo per fare un esempio, e che cosa è successo appunto dal 5 di marzo. Sembra che sia stato utilizzato un defibrillatore, nel senso che prima praticamente c'era un interesse che era avviato e poi, diciamo, improvvisamente si è rianimata tutta questa cosa. Quindi, di fatto, diciamo, l'appeal è quello che è, ma probabilmente perché ancora si è capito poco di questo sistema. Questo sistema si conosce poco. Allora, riflettendo criticamente su quello che abbiamo fatto, anche come gruppo, e appartengo anch'io al gruppo tecnico che ha lavorato a questo sistema, abbiamo lavorato tantissimo sulla dimensione tecnica, ma non abbiamo lavorato su una dimensione di comunicazione. E l'aspetto, diciamo, comunicativo diventa molto importante proprio perché per affrontare questa sfida culturale che abbiamo di fronte dobbiamo innanzitutto spiegare bene che qual è il valore aggiunto effettivo. Cioè, è evidente che se considero un contesto informale o non formale, gerarchicamente ad un livello più basso rispetto a quello formale, cioè quello scolastico,
non ottengo risultati, non riesco a valorizzare tutte le opportunità che mi può dare questo sistema. Quindi bisogna capirsi bene sul valore, diciamo, paritario di tutti i contesti di apprendimento. Poi c'è il problema delle attestazioni, cioè le usiamo per che cosa? Sono l'ennesimo pezzo di carta, punto di domanda? E questa cosa, quanto poi va fondamentalmente a toccare tutto il dibattito e tutta l'importanza che ancora c'è sul valore legale del titolo di studio? Cioè si dice, sappiamo che una laurea non dà sostanzialmente competenze vere, ma di fatto ti dà un titolo di studio che ha un importante valore legale. Ecco allora che se queste attestazioni non vengono viste, diciamo, e portate dai sistemi e dalle istituzioni a questo rango, quindi vengono elevate di rango, e evidentemente da questo punto di vista allora l'appeal o comunque i punti di domanda che le persone mettono nel rispetto al decidere se affidarsi a questo sistema oppure invece di aspettare sono tanti. C'è un problema di fiducia, c'è un problema di reputazione. Io mi affido a questo sistema e do a te fiducia se questo sistema ha un elevato grado reputazionale. Quindi i soggetti titolari, in questo caso le regioni, ma anche le scuole, le università, ma i soggetti titolati, cioè coloro che operano su delega del soggetto titolare, devono avere reputazione. Quindi ci devono essere eventualmente sistemi di accreditamento ben definiti, perché altrimenti se io non do reputazione a questo sistema, do valore zero a ciò che questo sistema mi rilascia. Lo do io come persona che posso decidere di partecipare, ma lo può dare l'impresa, che invece è l'organizzazione lavorativa in generale, che è, diciamo, l'entità che valorizza l'attestazione che è stata rilasciata. Diciamo che in termini poi di opportunità va fatto un lavoro complessivo. Complessivamente diverso, perché abbiamo sempre parlato di certificazione come un'esenzione, come un credito per poter iscriversi e avere degli sconti da qualche parte, oppure come incentivo per fare qualcosa. Invece dovremmo passare a ragionare più come opportunità per una costruzione sistematica e continua del proprio progetto personale e professionale di tutti. Perché abbiamo visto che questo processo consente di costruirlo, di aggiustarlo, di arricchirlo, di armonizzarlo, ed è quindi un'opportunità enorme, ma proprio nell'ottica di valorizzare le esperienze di tutta, sostanzialmente, tutte le esperienze che la persona ha fatto nel suo camminare, nell'ottica proprio di star bene, cioè quel concetto di benessere che poi è una vita realizzata, perché una vita fondamentalmente, se noi ci pensiamo, è realizzata perché è ricca di riconoscimenti. Se ognuno di noi non viene riconosciuto da nessuno, come possiamo dire che la nostra vita è sostanzialmente realizzata? È un riconoscimento quindi di ciò che sei, di ciò che porti, di ciò che riesci a fare. Questa è quella dimensione, diciamo, di opportunità attraverso la quale dare il valore massimo a questo sistema, che però fino adesso, come vi dicevo, è rimasto un po' sottotono. Se non ci orientiamo verso questo approccio, chiaramente questa sfida culturale, che non è stata per niente vinta, ma si è cominciata ad affrontare, chissà ancora per quanti anni andrà avanti. Quindi un sistema che come vediamo, insomma, ci dà la possibilità di valorizzare al massimo ciò che siamo, ciò che abbiamo acquisito, tutte le esperienze che abbiamo avuto, e da questo punto di vista ci conferma che questo sistema non solo si riferisce alla competenza come oggetto in una sua visione olistica, ma è proprio un processo che dà sostanzialmente valore olistico alla persona in senso più generale. E per concludere, perché adesso vado, diciamo, a concludere, visto che eravamo partiti dal chi sei, dal cosa mi porti, siamo sicuri che attraverso, diciamo, questo sistema non ci capiterà quello che è capitato praticamente a Troisi e Benigni nel film Non ci resta che piangere, no? Dove per chi l'ha visto, loro cercano di attraversare il confine della signoria fiorentina e c'è sempre qualcuno che dice: ma chi siete? Cosa portate? Cosa fate? E lui dice: ma siamo quelli di prima. E altri dicono: un fiorino. Ecco, sono convinto che se stiamo dentro questo sistema sappiamo bene chi siamo, sappiamo bene che cosa portiamo, sappiamo bene che cosa siamo in grado di fare.
E quindi nessuno ci chiederà, nel momento in cui noi ci muoviamo tra settori, tra regioni, tra territori più o meno vasti, un fiorino. Grazie.